didattica e formazione. L'ANAC, Associazione Nazionale Autori Cinematografici, è l'associazione cinematografica storicamente più rappresentativa. Fu fondata nel 1952. Tra i suoi soci fondatori figurano i grandi registi e sceneggiatori del cinema italiano: Cesare Zavattini, Sergio Amidei, Agenor Rincrocci, Mario Camerini, Furio Scarpelli, Vittorio De Sica, Carlo Lizzani, Alessandro Blasetti, Roberto Rossellini. E poi si aggiunsero autori e registi come Fellini, Antonioni, Petri, Visconti, Pontecorvo, Pasolini, Germi, Montaldo, Scola, Gregoretti, Maselli, Rosi. Uno dei più importanti principi fondativi dell'associazione è la libertà di espressione, che l'ANAC difende e promuove in ogni ambito. Tra i fini istituzionali, la didattica e la formazione rivestono un ruolo fondamentale nella convinzione che il cinema è sapere e conoscenza. Una missione perseguita fin dagli esordi. Nell'immediato dopoguerra, Zavattini diede un grande contributo alla nascita e all'organizzazione dei circoli del cinema. Diverse sono state fino ad oggi le iniziative promosse dall'ANAC, orientate a mantenere viva e forte l'attenzione e l'analisi sul nostro cinema. Le giornate degli autori, sezione autonoma all'interno della Mostra dell'Arte Cinematografica di Venezia. Percorsi di cinema, incontri tematici con i diversi autori e registi italiani. Cinema nelle biblioteche, proiezioni pubbliche con il coinvolgimento diretto delle scuole, con lo scopo di analizzare con gli stessi autori una loro opera, dall'ideazione fino all'uscita in sala. Recentemente l'ANAC ha voluto recuperare l'esperienza del grande sceneggiatore Leo Benvenuti, che negli anni Ottanta, proprio nella sede storica dell'associazione, aveva animato una vera e propria officina della scrittura cinematografica, propiziando così l'esordio e l'affermazione di numerosi autori odierni. La scuola di sceneggiatura Leo Benvenuti, diretta da Umberto Marino, è un'occasione unica per misurarsi con la realtà della scrittura creativa, attraverso il confronto con le reali figure professionali della produzione cinematografica e audiovisiva moderna. Negli ultimi anni l'ANAC ha colto l'occasione offerta dalla nuova legge sull'insegnamento dell'audiovisivo nelle scuole e ha avviato dei progetti specifici in collaborazione con Alveare Cinema di Paolo Bianchini, autore e socio storico dell'ANAC, che da anni si muove nell'ambito scolastico italiano. Un'idea di cinema e di diffusione della cultura dell'audiovisivo tra i giovani, che è anche attività sociale. Da qui sono nate due significative esperienze che hanno visto giovani studenti protagonisti nella realizzazione di due pellicole cinematografiche. Il primo film si intitola Frammenti, un vero e proprio lungometraggio interamente girato dagli allievi della scuola Sarandì al Tufello di Roma. Periferia non è sempre sinonimo di degrado, a volte fermenti e idee possono anche diventare sogni, sogni che si realizzano come è successo a Roma nel quartiere Tufello. Lì una scuola ha vinto un bando dei ministeri dell'istruzione e dei beni culturali e così ha realizzato, pensate, un film. È un'emozione grandissima, sto imparando proprio come ci si muove sul campo, come si fa il regista. Gabriele, Caterina, Claudia, Giorgio, Sebastian sono i giovanissimi registi del primo lungometraggio girato completamente con una scuola, l'istituto di Via Sarandì al Tufello, periferia della capitale, già set di Ladri di biciclette. Sei registi, tra i 18 e i 22 anni, si sono alternati alla macchina da presa. Ma alla realizzazione del film hanno partecipato tanti altri ragazzi e ragazze in tutte le fasi della lavorazione. Dalla sceneggiatura alla regia, dai costumi alle scenografie, dal trucco alla produzione fino al montaggio. Frammenti è stato presentato all'interno della 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e proiettato alla Festa del Cinema di Roma nel 2018 con grande partecipazione di pubblico. Il secondo film si intitola Qualcos'altro che ancora non c'è e merita una menzione speciale perché realizzato completamente durante il periodo di lockdown dovuto al coronavirus.
Ed ora una bella storia di un gruppo di ragazzi del liceo Bramante di Roma che, dopo aver vinto i fondi per realizzare proprio un film nella loro scuola, costruiscono in quarantena. I 7 autori registi dai 12 ai 23 anni hanno accettato la sfida che la pandemia gli imponeva. Rivoluzionare l'idea iniziale sulla quale avevano appena cominciato a lavorare, quella di un cinema occupato, per adattarlo alla nuova distopica realtà. La sfida del film è quella di fare un quadro generale di come la nostra generazione sta vivendo questo momento molto particolare, ognuno a modo suo. 7 tra ragazze e ragazzi sono gli autori della sceneggiatura di Qualcos'altro che ancora non c'è, film che racconta pandemia e lockdown vista dai teenager. Imprigionati nelle loro abitazioni, i giovani autori hanno continuato a lavorare online e il loro vissuto è entrato a far parte del film. La confusione totale, la quarantena, il Covid-19 ne diventavano parte integrante, con la conseguenza che la fiction diventava anche documento storico. La soluzione narrativa vedeva i giovani autori diventare essi stessi personaggi, in diretto rapporto e confronto con quei personaggi che ognuno di loro aveva inventato per il film originario. Li avevamo lasciati durante il lockdown nelle loro rispettive case a discutere della sceneggiatura di questo film e ora stanno girando le prime scene. 67-2 prima. Ora quella sceneggiatura scritta durante il lockdown sta diventando un film, qualcos'altro che ancora non c'è. Nei mesi di novembre e dicembre 2020 sono state realizzate le riprese del film, giusto in tempo prima del nuovo blocco. Il film è diventato così la prima pellicola interamente realizzata da ragazzi e ragazze durante la pandemia. È stato anche un modo per non lasciare soli i ragazzi, spiega il regista Paolo Bianchini. Bello, perché non ho la loro età, ma è proprio bello questo incontro tra i due estremi. E l'alchimia è palpabile sul set, il racconto di un'esperienza unica come il lockdown con la freschezza della bella gioventù. La parte documentario.